i rapporti sono a repentaglio e sono stati sempre a repentaglio negli ultimi 3 anni e spesso hanno raggiunto punte molto dure, perché in Egitto è stato sequestrato, è stato torturato e ucciso un nostro ricercatore che faceva ricerca universitaria in Egitto, punto. Quindi è questo il motivo, e ben venga mettere a repentaglio tutti i rapporti dal punto di vista economico, culturale, sociale, perché non possiamo andare avanti in questi rapporti nel momento in cui l'Egitto non dimostra di fare un passo in avanti. Io quando sono andato in Egitto ho parlato col presidente del Parlamento egiziano, ho parlato con il presidente Al-Sisi e ho avuto le solite rassicurazioni, dicendo anche che sarebbe stato rimosso qualsiasi tipo di ostacolo che si frapponeva tra la procura e la ricerca della verità. Questo non è accaduto. La procura nostra, che ha fatto un lavoro straordinario, lo voglio ripetere, questa procura qui ha fatto in questi anni un lavoro encomiabile. La procura di Roma è andata al Cairo la scorsa settimana e non c'è stato un solo passo in avanti. Allora, a questo punto, se noi dobbiamo fare verità e giustizia, i nuovi elementi che ci sono è che la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, perché doveva farlo visto che aveva elementi saldi e sostanziali, nel registro degli indagati 5 alti ufficiali del sistema egiziano. E questo io lo sono andato a dire ad Al-Sisi e gli ho detto: guarda che nella Giulio Regeni non è stato torturato da normali cittadini egiziani, ma è stato ucciso da un sistema, e dovete avere il coraggio di cacciare fuori questo sistema. Se questo non avviene, e in questo momento non è avvenuto, non vedo perché la Camera dei Deputati debba avere rapporti oggi con il Parlamento egiziano. Non ci sono le condizioni. Lei sa che in questa iscrizione nel registro degli indagati rischia di essere un mero atto formale. Dall'Egitto dicono: in Egitto non c'è il registro degli indagati, hanno risposto così. Possiamo dire hanno risposto PIC alla magistratura italiana. Dopo le sue iniziative, lei chiederà qualcosa, qualche atto formale che faccia il governo italiano nei confronti delle autorità egiziane? Ci sono 3 nuove dichiarazioni importanti da parte del governo italiano, per come io reputo la questione. La prima, il ministro Moavero, ministro degli esteri, ha chiamato l'ambasciatore egiziano alla Farnesina e gli ha ribadito tutta la nostra delusione nel non procedere la procura del Cairo. Altro intervento secondo me molto importante, quello del vice premier Luigi Di Maio, nel quale ha detto ci saranno anche ripercussioni rispetto alle questioni dell'ENI, quindi rispetto alle questioni energetiche, perché il principio è: non ci può essere una vera cooperazione economica o affari che superi la vita di un nostro connazionale torturato e ucciso, non da criminali comuni. La terza è che anche il ministro Salvini ha detto che come padre lui questa cosa non la può accettare, che 3 anni ormai sono troppi e devono venire fuori i nomi dei colpevoli. Quindi, se non sbaglio, abbiamo una direzione oggi istituzionale molto compatta e molto forte, e credo che nessuno arretrerà di un passo. Ma io ho detto, in quella affermazione ha detto: ripercussioni su tutto, anche sull'ENI, se non arriveranno novità entro dicembre. Cioè, questo è un riferimento temporale valido secondo lei? Cioè un'ulteriore sollecitazione affinché l'Egitto faccia qualcosa? Dicembre è già iniziato, da qui alla fine dell'anno. In questo momento io dico che non credo che si riusciranno ad avere passi avanti in questo mese, ma è il mio auspicio. Io ho detto che i rapporti possono riniziare in un modo più tranquillo nel momento in cui ci sia una volontà. Perché?
parole su vogliamo la verità, cerchiamo i colpevoli, è un problema anche dell'Egitto, non ne vogliamo più, vogliamo esclusivamente fatti. Le parole per noi sono finite, perché i fatti stanno a zero dopo 3 anni, quindi su questa questione è chiusa. Un'altra cosa, e l'ultima magari che vorrei dirvi, è che Giulio Regeni non è solo un ricercatore italiano, ma è un ricercatore e un cittadino europeo, e quindi tutta l'Europa si deve interessare di questa questione, perché tutta l'Europa ha gli investimenti in Egitto, e quello che è successo a Giulio Regeni può succedere a qualsiasi figlio, anche nel presente, di qualsiasi famiglia europea, e noi questo non lo dobbiamo permettere, quindi nessuno Stato europeo può girarsi dall'altro lato.